Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Ci avete chiesto di realizzare qualcosa di speciale e io e Rodrigo abbiamo pensato di esagerare. Abbiamo pensato a un sandwich con al suo interno una bistecca di Wagyu e astice caramellato in un burro aromatizzato alla vaniglia. Per prima cosa abbiamo il nostro panetto di burro e lo andiamo a rosolare in padella fino a renderlo nocciola, quindi abbastanza caramellato. A quel punto andremo ad aggiungere la vaniglia. Ok, nel frattempo che il nostro burro scioglie andiamo a tagliare il nostro panino e a prendere un baccello di vaniglia. Nel frattempo che il burro scioglie, apriamo la vaniglia. Vai Rodri. La pressiamo bene con l'aiuto di un dito, così da renderla piatta. E la incidiamo a metà. Una volta aperto bene in questa maniera, con l'aiuto del coltello, andiamo a far vedere Rodri bene, a grattare via tutti i nostri semi che rimarranno sul coltello. Quindi ora andiamo a controllare il burro che sta arrivando in temperatura. Inizia a caramellizzare, a diventare nocciola e aggiungiamo il nostro concentrato di vaniglia, vai! Muoviamo piano piano il pentolino per andare a far sgranare tutta la vaniglia che abbiamo inserito nel frattempo che arriviamo in temperatura. Il nostro burro inizia a diventare nocciola, iniziano a vedersi tutti i semini. Il burro nocciola è pronto, ha preso un colore nocciola e andiamo a trasferirlo in una bacinella. Con questo poi andremo a rosolare la nostra coda di astice. Ora mettiamo due belle padelle sul fuoco e iniziamo a cucinare la bistecca di roast beef di Wagyu e tostiamo il pane. Andiamo a utilizzare il roast beef, che è la parte, diciamo a mio parere, più indicata per fare un sandwich, perché è bella amarezzata ma non ha il nodulo all'interno di grasso come il ribeye, che si utilizza più per una tagliata. E quindi nulla, attendiamo che la padella diventa bella calda e sarà una cottura rapida. Nel frattempo che rosoliamo la carne, andiamo anche a tostare il nostro panino al burro nell'altra padella. Il nostro pane è tostato, andiamo a girarlo. Molto bene. La nostra padella per la cottura della carne è pronta e quindi andiamo ad adagiare la nostra fetta di Wagyu. La nostra carne è pronta per essere girata, quindi con l'aiuto di una pinza andiamo a voltarla dall'altra parte. Come vedete, caramellizzazione uniforme e importante. Andiamo a togliere anche la nostra fetta di pane. Cottura terminata della nostra bistecca di Wagyu, la spostiamo per un paio di minuti su un panno carta, così da riposare leggermente e da concentrare tutti i succhi. Nel frattempo andiamo a rosolare la nostra coda di astice, quindi il burro noisette che abbiamo messo da parte, aromatizzata la nocciola, e la nostra coda di astice. Andiamo a incidere leggermente alla base il nostro astice, così da evitare che si arricci. Mettiamo il burro nocciola in padella e iniziamo la cottura, Rodri. Nel frattempo che Rodri rosola l'astice, io apro la senape per andare a condire il nostro panino. Con l'aiuto di una spatola andiamo a spalmare la nostra base in questa maniera. Andiamo a girare la nostra coda d'astice che sarà caramellizzata per bene. Andiamo a tagliare il nostro cuore di lattuga, eliminiamo la base e andiamo a sfogliarlo in questa maniera e le andiamo ad adagiare alla base del nostro sandwich. Andiamo a salare con il sale di Cornish, un filo di olio extravergine centumbre DOP. A questo punto andiamo a posizionare la nostra
fettina di roast beef di Wagyu. Andiamo a salare sempre con il sale di Cornish. Prendiamo la nostra coda di astice, la tagliamo a metà in questa maniera e la andiamo a posizionare all'interno del nostro panino. Prendiamo un po' di burro noisette alla vaniglia che abbiamo lasciato da parte e andiamo a dargli un altro tocco per rendere il profumo ancora più persistente. Chiudiamo il nostro sandwich con una burratina senza testa e andiamo a posizionarla sopra il nostro panino. Un filo di olio a crudo e andiamo a tappare il nostro sandwich con il pane. Prendiamo una foglia d'oro ed ecco a voi il nostro sandwich esagerato.